Salve, eccoci qua, ben ritrovati al commento al testo unico sul pubblico impiego, la lettura dell'articolo è una breve sintesi di quelli che sono gli aspetti fondamentali di un articolo abbastanza complesso e importante che è dedicato al trattamento economico, siamo nella disciplina della dirigenza, quindi il trattamento economico in particolare dei dirigenti. Ora vediamo che cosa dice, che cosa prevede la normativa a proposito. comma 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Allora, breve sintesi di questa prima parte. Intanto i dirigenti hanno una contrattazione collettiva separata da quella degli altri dipendenti. Quindi, all'interno dei contratti collettivi dei vari comparti, voi troverete il contratto collettivo del personale dirigenziale e il contratto collettivo del personale non dirigenziale. Vedete il riferimento alle aree dirigenziali. Inoltre, il trattamento economico accessorio, trattamento economico accessorio è quello Aggiuntivo al tabellare, diciamo a quello base che hanno tutti i dipendenti, deve essere legato a tre aspetti: alle funzioni attribuite, quindi al peso e alla responsabilità che viene data a ciascun dirigente, alle responsabilità appunto e ai risultati conseguiti. Quindi funzioni attribuite, quantità di funzioni attribuite, responsabilità, risultati conseguiti. Questa componente si somma allo stipendio tabellare per determinare appunto lo stipendio che, appun, che, in questo caso, appunto varia da soggetto a soggetto. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità, vedete, le prime due componenti, funzioni attribuite connesse responsabilità, ai fini del trattamento accessorio è definita ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, quindi dalla parte politica, diciamo, è determinata attraverso un provvedimento preventivo eh, da parte della parte politica, fermo restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce dei limiti massimi, diciamo, a questo trattamento. Accessorio. Quindi noi abbiamo una componente stipendiale fissa, abbiamo una componente variabile che è predeterminata sulla base di questi tre fattori. Comma 1 bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati, vedete la terza componente, quindi sui primi due predeterminata con questi provvedimenti. Sui risultati ovviamente non può essere predeterminata, quindi è determinata ex post. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. Quindi si vuole valorizzare la componente variabile. Quindi, più raggiungi i risultati, più avrai uno stipendio, diciamo, più ampio e all'opposto. Meno raggiungi i risultati, più sarà decurtata la parte dello stipendio accessorio. Comma 1. Ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato. Quindi. Non solo deve, non deve essere inferiore al 30%, ma si deve andare verso una progressiva ampliamento, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 bis entro la tornata contrattuale successiva a quella del 1 gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. Questa è una norma in parte transitoria, vedete, dal 2010 in poi deve, eh, si deve raggiungere il 30%, ma... Attenzione, almeno il 30%, quindi non c'è un limite eh, superiore. La disposizione dell'1 bis non si applica alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quindi due aspetti. Uno che vi ho sottolineato più volte, il testo unico del pubblico impiego in numerose disposizioni o estende il campo di applicazione anche oltre la disciplina del, del pubblico impiego statale oppure crea delle sacche di esclusione, spesso per gli aspetti legati alla polizia, alla giustizia, ai magistrati, in questo caso vedete la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo aspetto, questa componente eh, variabile di risultato, il 30%, non si somma allo stipendio precedente, ma come vedete senza nuovi... O maggiori oneri per la finanza pubblica. Quindi si deve andare a rosicchiare l'altra parte di stipendio per creare questa sacca, diciamo del 30%. Uno quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile. Qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 15-2009, che poi sarà il decreto legislativo 150-2009, la riforma brunetta, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al titolo secondo del citato decreto legislativo. Diciamo che è una sorta di ricatto, cioè... Se l'amministrazione non ha adottato il sistema di riforma Brunetta, il 30% lo perdi, quindi il dirigente non lo ottiene, poiché il sistema di valutazione è elaborato dai dirigenti stessi, quindi diciamo che questo regime transitorio è stato un incentivo ad applicare la riforma Brunetta. Comma 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, vi ricordate il doppio livello della dirigenza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e i risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione e relativi importi. Quindi per i, diciamo, i dirigenti di massimo livello che non trovano nella contrattazione collettiva la disciplina di questi aspetti allora si provvede direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. Abbiamo dirigenti diciamo di uffici di livello dirigenziale generale che possono avere anche stipendi molto molto elevati. Insomma, arriviamo a lordi di 20.000 euro al mese, quindi in quel caso eh, saranno i singoli eh, ordinamenti a stabilire i singoli contratti, o meglio, individuali a stabilire l'entità del, del fondamentale, l'entità dell'accessorio e il governo stabilisce i tetti massimi degli stipendi dei grandi manager pubblici. Ok, questo comma 2 è il tema degli stipendi dei eh, manager pubblici. Comma 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2, quindi quello accessorio delle tre componenti, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Il principio della onnicomprensività. Il comma 3 ha, attua, definisce il principio della onnicomprensività. Quindi per i dirigenti non ci sono trattamenti ulteriori. C'è il fondamentale, c'è l'accessorio, per cui se il dirigente è ruppo di una gara, se il dirigente è membro di una commissione di concorso, se il dirigente deve partecipare a un incontro, una commissione, a un gruppo di lavoro, a delle attività designate dalla propria amministrazione, non può pretendere ulteriori trattamenti economici. Fa parte lo stipendio comprende tutto. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. Quindi, nell'ipotesi, ad esempio, in cui un'amministrazione dica ti presto il mio dirigente, vi ricordate lo scambio pubblico-privato, ti presto il mio dirigente perché è bravo a fare quell'attività ed è di pubblico interesse svolgere un servizio a favore della tua impresa privata, bene, tu non paghi lui, paghi direttamente l'amministrazione e questi soldi vanno nel calderone del trattamento eh, accessorio di tutta la dirigenza, di tutti i dirigenti, in quanto comunque il mio dirigente lo pago io, l'ho già pagato. comma 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale, quindi quello non eh, diciamo diverso da quel Dirigenziale generale indicato dall'articolo 3,1, la retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 2,56 della legge 216/92, nonché successive modifiche e integrazioni, il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui l'articolo 3, indicano le somme da destinare in caso di perequazione al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare. Non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi. Questa è una norma diciamo, particolare che vuole evitare eccessive disparità di trattamento fra i vari dirigenti. I fondi di perequazione destinati sono assegnati all'università e da questo utilizzati per l'incentivazione del personale didattico, anche qui una norma speciale, non ve la sto a sottolineare. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli, di cui l'articolo 23 o equiparati, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. Quindi, l'onnicomprensività riguarda anche la disciplina speciale, comma 9 ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo e poi vengono ripartiti fra i vari dirigenti. Quindi notiamo come il legislatore del testo unico del pubblico impiego dopo aver disciplinato le varie tipologie di dirigenti, generale e normali, di prima fascia, seconda fascia, eh, abbia voluto, soprattutto dopo la riforma brunetta, eh, dettare una disciplina particolare sul trattamento economico come stimolo al raggiungimento dei risultati, almeno il 30% collegato al eh, raggiungimento dei risultati, in quel processo di riforma del sistema della performance che poi vedremo più dettagliatamente nelle successive disposizioni. Io vi ringrazio, vi ricordo che la prossima volta analizzeremo lo specifico, vedete siamo passati alla disciplina generale, trattamento economico, adesso andiamo ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno un regime particolare. Come detto più volte in varie occasioni, il testo unico detta disposizioni particolari per i vari ambiti. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione di formazione. Arrivederci.